Amiche e amici di Sicilia Agricola, buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo a Ganci. Siamo venuti a trovare un personaggio che ha fatto storia sia del territorio, ma credo anche sia un esempio per tutta la Sicilia. È Giuseppe Bongarrà, granicoltore, ma soprattutto produttore di grane antiche. Allora Giuseppe, raccontaci un po' la tua vita. Come è iniziata l'idea di dedicarti così pienamente all'attività di granicoltore, ma soprattutto anche di trasformatore di grano? Sì, ho fatto praticamente io 2 anni, da quando ero piccolo, a lavorare in campagna. Poi ho interrotto dal 2001 al 2003 facendomi un'esperienza del nord in città. Dove sei andato? Sono andato a Piacenza e ho visto, mi sono fatto questa esperienza e ho capito che è il posto dove stavo, cioè in Sicilia, a Ganci, era il posto che per me non dovevo lasciare. Quindi ho fatto le valigie e sono ritornato a fare l'agricoltore, che prima pensavo che era una brutta cosa. Però ho visto che per me è una cosa bellissima e la sto vivendo giornalmente. Quindi hai iniziato un po' come attività di imprenditore agricolo, di giovane imprenditore agricolo? Sì, ho iniziato nel 2005 come imprenditore agricolo e poi facendo delle modifiche nell'azienda. E la cosa più importante è che mi spostavo e stavo a contatto più con altre persone, altre mentalità. Ma dimmi una cosa, come è nato questo sposalizio con i grani antichi? Come ti è nata l'idea? L'idea mi è nata, diciamo, con una persona del territorio di Ganci che mi ha regalato, lui veniva dal nord, mi ha regalato tutta la cultura e tutte le informazioni dei grani antichi. Ma io all'inizio, diciamo, nemmeno capivo tutte le cose che mi spiegava, però pian pianino accanto a lui e facendo pratica ho visto che sono delle cose vere e diciamo che cose salutistiche principalmente, e parliamo anche di storie. Quindi ho voluto riprendere tutto quello che si faceva prima. Allora bene, facciamo una cosa, ci accompagni un po' a vedere tutto il ciclo di lavorazione dei grani antichi? Sì, con piacere. Allora Giuseppe, parliamo un po' prima della tua azienda. Quanti ettari sono? La mia azienda sono 60 ettari, la metà pascolo perché abbiamo pure ovini e bovini, e poi 30 ettari li coltiviamo, cioè facciamo pure la rotazione, quindi non sono 30 ettari solo a grano. Certo, avete gli animali, quindi necessariamente c'è una rotazione quasi obbligatoria. Ma le varietà che coltivate, quali sono? Coltiviamo solo grani antichi che si mettevano una volta, sono la Latimilia, Senatore Cappelli, Perciasacchi, Russello, la Maiorca, che è un grano tenero che si usava per fare, per i, fare dolci, i dolci, e il Nero delle Madonie. Parlava che avete già iniziato le procedure per il riconoscimento di questo duro delle Madonie. Di che cosa si tratta? È sempre una varietà antica, che si fa alto, il grano è più alto degli investanti. Per ora ci vuole una ricerca per stabilire qual è la varietà, perché... Quindi non ha niente a che fare con la Tumennia? No, la Timilia è una Timilia o Tumennia è un altro tipo di grano, un'altra varietà. Questo è un, diciamo, ci può aiutare l'Istituto di Granicoltura di Caltagirone, perché dove... per stabilire, diciamo, le origini di questo grano. Allora Giuseppe, descriveci un po' come avviene la pulitura di questo grano, che tra l'altro essendo biologico avrà necessariamente delle impurità. Allora, viene messo il grano nella prima vasca, che
che si trova qua sulla destra, con una cochlear. Si riempiendo questa vasca, poi il primo processo c'è la ventola che aspira le impurità, quelle più leggere. Poi man mano scendendo, fin quando arrivare alla spazzolatura, che è un processo che di igiene per il grano, che gli toglie la prima pellicina. Appena finito il processo va a finire in questa vasca e già il grano è pulito. Da questa vasca andrà a finire direttamente per la molitura. Quindi in queste sacche che sono così messe in basso noi troviamo un po' le impurità, la presenza delle impurità. In quel grano naturalmente è integro, quindi con tutta la parte, sia con la parte diciamo esterna, interna, compreso l'embrione. Allora Giuseppe, siamo qua nella fase quella più delicata, più complessa, che è la molitura vera e propria. Descrivici un po' come avviene il processo. Allora, il grano pulito arriva da quella cochlear, dalla sala pulitura, poi regoliamo il flusso del grano che esce da qui e poi abbiamo questa pietra in basso che sta ferma, invece quella in alto che gira, e regoliamo a secondo come vogliamo fare la farina da questo, praticamente da qui, più grosso o più fine. E poi da qui esce l'integrale. Integra con tutta la crusca e tutto quello che contiene. Invece se vogliamo fare la farina burattato tipo 1 o tipo 2 come semi-integrale, dobbiamo tramite l'impianto di aspirazione mandiamo tutto nel burattato. Quindi qua esce la farina integrale, totalmente integrale. Sì, da qui sì, dal mulino qui. E la cosa diciamo che si distingue dagli altri, intanto che è un mulino praticamente fatto, non rilascia metalli, è un certificato per uso alimenti, e la cosa più importante è che la farina non riscalda e non perde tutte le proprietà che contiene il chicco di grano. Quindi questo mulino, la sua capacità quant'è? Ma il massimo di farina che si può molire non più di 150 kg l'ora. E il pericolo che normalmente c'è per queste moline è che riscaldano e quindi materialmente può anche danneggiare la parte proteica del grano. Questo non succede perché? Non succede perché nella molitura a pietra non riscalda tanto la farina e con l'impianto aspirazione, oltre a tenere pulito il mulino, cambia l'aria. C'è quella calda e si ricicla con quella fredda. Perfetto, quindi è anche un fatto, non riscalda perché va lento diciamo la molitura, non avviene con velocità. Sì, non ci sono le velocità, e tutti i macchinari di un mulino a cilindri è un'altra tipologia. Infatti la storia ci insegna che prima erano questi i mulini che si usavano. Questo ha anche una autorizzazione sanitaria. Sì, autorizzazione sanitaria dall'ASL e un certificato per uso alimenti, diciamo, da chi vende questi. Allora Giuseppe, siamo arrivati un po' alla fine del processo, quindi dal grano abbiamo la farina. Descrivici un po' questa parte. Il burattato tramite l'impianto d'aspirazione scende e si vede da qui, scende la farina, e noi attualmente abbiamo un setaccio per fare la farina tipo 2. Nella tipo 2 andiamo a togliere solo parte di crusca e il semolo e il semolino rimangono nella farina. Invece nella tipo 1 o burattata andiamo a separare semolo e semolino, e le percentuali diciamo di crusca che non superano il 14%, quindi abbiamo fibra nella farina, e il semolo e il semolino possono essere utilizzate per per fare la pasta. Allora, in sintesi, il prodotto finale, noi otteniamo una semola, diciamo che potremmo dire integrale con il 14% di crusca, poi una parte più menuta, perché ci sono dei setacci. A che cosa serve la parte più menuta?
Il semolino serve per fare la semola, semolino serve per fare la pasta. Mentre l'altra parte, quella ancora più menuta, la farina si usa per fare il pane. La tipo 1. Tipo 1. Quindi quando, se io voglio fare un pane integrale, quale farina devo utilizzare? La tipo 2. La tipo 2. Quindi quando tu vendi prodotti, quindi lo vedete, perché il prodotto tu lo vedi, ora lo andremo a vedere, quindi la farina 2 tu la consigli per la panificazione. Sì, perché è il rapporto migliore tra qualità e trasformazione. Quindi parliamo di grano integrale completamente, dove troviamo tutto all'interno, sia la parte, diciamo, della crusca, ma anche la parte, diciamo, quella principale, che è dato dall'amido, e quindi anche la parte embrionale, quindi completo. Sì, grano completo. Parliamo sempre di grani antichi, biologici, moliti a pietra. E qua siamo nella parte, diciamo, nel cuore vero e proprio dell'azienda, il punto vendita. Descrivici un po' i prodotti che produci, naturalmente, quelli che commercializzi. Cominciamo da che cosa? Dalla farina? Farina burrattata nero delle Madonie, biologica macinata a pietra. Biologica si capisce che c'ha la fogliolina verde e il suo numero di controllo. E burattata significa burattato tipo 1, e la pasta è buona per fare non la pasta, ma il pane e i dolci. È sempre parliamo di grano duro. Perfetto. Poi abbiamo sempre il nero delle Madonie, sempre biologico, molito a pietra, semi integrale, che significa che molita con tipo 2, e serve per fare la pizza. Si può fare il pane. Il pane viene un po' più scuro nella tipo 2. Sì. Poi abbiamo invece... Poi abbiamo la Maiorca, che è un grano tenero che si serve per fare i dolci. Sì. E poi abbiamo la pasta. La pasta. Quante fogge di pasta fai? Attualmente sono 4 tipi: cavatelli, buseata, buseatina e casarecce. E il grano che utilizzi per la pasta qual è? Sembra un grano antico, nero della Madonia, biologico, macinato a pietra. La pasta ha una cottura di 12 minuti. E la cosa in comune tra pasta, farine, pane e dolci, che riscopri odore, colore e sapore. Il tuo mercato qual è? Il mercato è attualmente, diciamo, le Madonie e qualche negozio in Sicilia. Quindi tu a che cosa aspiri? Io aspiro principalmente all'aspetto salutistico. Che questo è l'elemento fondamentale, è la filosofia dell'azienda. Sì, principalmente l'aspetto salutistico è valorizzare il territorio e dare posti di lavoro. Questo è il mio diciamo, intento. Quindi Sicilia Agricoltura ti augura un futuro prosperoso. Noi ti porteremo in giro per far conoscere appunto la tua attività, che è veramente preziosa e singolare, e ti auguriamo tanta tanta prosperità. Buona giornata a tutti. Un grazie a Sicilia Agricoltura per quello che fate, veramente valorizzare il nostro territorio e tutta la Sicilia, e conoscendo proprio voi come persone, uno per uno, per persona veramente valida.